Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci con Amy di Amy's English per parlare di un argomento molto importante per la pronuncia della lingua inglese nelle canzoni e quindi ci aiuterà adesso Amy a capire meglio questo argomento. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, allora oggi parleremo di un suono, di un fonema che si chiama schwa nella lingua inglese, che è presente in tantissime parole. Quindi Amy, insomma, sì. Dici un po'. Ok, buongiorno, io mi chiamo Amy Weideman, sono americana e vivo qui a Matera però da 21 anni. Sono un insegnante di inglese, fra altro. E sono contenta di stare qui con Mario, che conosco da un bel po'. Sono anche cantante, musicista come lui, però... Bravissima, tra l'altro. Sì, quindi ci siamo conosciuti attraverso la musica. Esatto. Sì, sì. E quindi aiutaci a capire bene come utilizzare lo schwa. Ok, allora, innanzitutto vorrei sottolineare che nella lingua inglese ci sono ben 44 suoni o fonemi, ok? Però quello più comune e anche possiamo dire più importante è lo schwa, ok? Perché è importante perché è quello utilizzato con più frequenza in assoluto. Sì. Nonostante questo, è anche un suono che spesso crea difficoltà per gli italiani, perché è un suono che non esiste nella lingua italiana. Okay. Sì, ce l'abbiamo. Sì, allora, è un vocale praticamente che non è né carne né pesce. Okay? E se tu ci pensi, gli altri vocali A, E, I, O, U, okay, sono molto precisi e la lingua, che è un muscolo, è sempre attivato, no? Sì. Ok, e poi la bocca è più aperta, sì. Per esempio per la A, ok, o per la I. O la E, la U e la O sono più chiusi, però sì. La lingua è sempre attivata. Invece questo suono schwa, che è è molto pigra. Okay? Ah, okay. La bocca infatti deve essere completamente rilassata, la mandibola, sì. E la bocca leggermente aperta e la lingua soprattutto deve essere completamente rilassata. È come quando uno, se ci pensi, quando fai uno sforzo, no? Sì. Cerchi di sollevare qualcosa pesante. Ok, questa è un'esagerazione. Sì. Più soft viene okay. Ok. Tu dici, non è tanto difficile come fare questo suono. Come quando noi pensiamo. Sì. Quando pensiamo, noi solitamente diciamo... è sì. Quello? Più o sì. Meno, vero? Più o meno. Sì. Sì. Sì, okay. Ok, esatto. Okay. È solo che dove la difficoltà? Non è tanto difficile produrre questo suono una volta che hai capito il meccanismo, no? Sì. Ok, però la difficoltà è nel fatto che la lingua inglese, non essendo una lingua fonetica come quell'italiano, quando vedi la parola scritta, sapere quali vocali devono avere questa pronuncia schwa, ok? Sì. Perché nella lingua inglese ogni singolo vocale può avere diverse pronunce. Prendiamo la lettera A, per esempio, detto A in inglese, sì. Ok? Questo si può pronunciare come A, tipo nella parola make o take o sì. Cake, oppure sì. A come call, ok? I call you. Call. Oppure è, tipo I ask you a question. Sì, ask. Infatti si scrive ask, ma si legge oppure ask. Tipo nell'articolo, ok? Do me a favor, ok? Fammi un favore. Sì, esatto. Do esatto. Me a favor. Do me a favor. Can you do me a favor? Okay. Okay. Can I make a call? Okay. Ok, tutti A però con pronunce diverse. Sì. Ok, l'altra, e questa regola vale per tutti i vocali in inglese. Non solo, ma lo schwa, ok, si può trovare con qualsiasi vocale. Ah, ok. E come fai a capire
Quale vocale? Dove? Ok. Allora, ci sono delle piccole regole che ci aiutano un po', sì, solo un po'. Ok, per esempio, la prima regola è che lo schwa è sempre un vocale o una combinazione di vocali. Oppure quasi sempre, perché c'è sempre l'eccezione in inglese. Sì, 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 sì. Ok, per esempio le parole people. Ok, people, scritto people, ok? Sì. Lo schwa accade fra la P e la L. People. Sì, sì, all sì. People. Oppure la parola rhythm. 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 Come ritmo? Sì, ritmo. Quindi okay, fra la TH, the e la M. Rhythm. Ok, rhythm. Non c'è nessuna vocale in mezzo. Sì, sì, okay. Sì, 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 sì. Ok, però ci vuole, perché sarebbe difficile fare peep o senza questa vocalizzazione. Sì, 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 people. Okay, noi invece in italiano siamo portati a dire people. People. Okay. Diciamo che è anche un suono timido, nel senso che non vuole troppo attenzione, no? Sì, okay, sì, sì, è, sì. È un suono di appoggio, sì, quasi. Ok, quindi la seconda regola è che lo schwa è sempre nella parte meno enfatizzata della parola, cioè la sillaba meno enfatizzata. Ok. Ok. Però questo può accadere o all'inizio della parola, alla fine o in mezzo. Sì. Adesso ti do qualche esempio. Sì. Cominciamo qui con quelle parole che hanno lo schwa all'inizio della parola. Sì. Tipo again. Again. Mm-hmm. Arrive. America. All'inizio e anche alla fine. Alla fine. America. Sì. About. Sì. Away. Another. 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 Umbrella. All'inizio e alla fine. Sì. Under. Up. Ok. Ah, ok. Up. Sì, okay. Poi qualche parola dove si trova in mezzo. Problem. Family. Support. Family. Family. Ok. Sì. Syringe. Freedom, control, memory, between, data, non data, data, okay, today, before, describe, sto esagerando describe. Un po', sì, sì, sì. Happen, non è happen, woman, information, possession, sì. Country, non country, questa è una combinazione, sì, sì, di vocali O e U, K, country. Political, money, non money, sì, money, summer, surround, sì, the, just, some, mother. Mother. E poi qualche parola in italiano che sì, usiamo nella lingua inglese. Ah. Pizza. Non è pizza, pizza. Pizza. Maria. Ah, Madonna. Due schwa. Maria. Sì. Uh-huh. Okay. Madonna. Sì, sì. Ah, okay. Madonna. Poi la terza regola è che ci sono alcune combinazioni di parole che formano lo schwa. Sì. Ad esempio, going to diventa gonna. Sono due schwa. Sì. Gonna. Want to, wanna. Sì. Got to, gotta. Gotta. Should have, shoulda. Shoulda. Could have, shoulda. Would have, woulda. Ok. Queste regole valgono sempre per l'inglese quando viene parlato velocemente oppure quando viene cantato. Sì. Ok. Sì. L'ultima cosa importante che vorrei sottolineare è sempre la differenza fra l'inglese britannico e quello americano, ok? Specialmente per quanto riguarda le parole che finiscono in er, ar o or. Ok. Per l'inglese britannico questo finale è uno schwa, tipo teacher. Sì, in inglese americano è più chiuso, è più come un cane, no? In America, teacher. Teacher. Right. Invece in britannico, teacher. Ah, lo ok, schwa, sì, sì, right? Sì. Father, mother, father, mother. Okay, ah, ok, è più elegante, sì, diciamo, in inglese. Scholar.
scola. Scholar? Qual è? Sì, scholar, un scolare. Ah, lo scolaro. Sì, 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 sì. Scolaro. Sì, 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 scolaro. Sì, ok. Scholar. Ok. Questo è nell'inglese parlato. Sì. Però quando parliamo di inglese cantato, questa regola vale, cioè lo schwa è anche nell'inglese americano. Sì. Quindi father, cantato anche in inglese americano, father. Perché? Perché suona brutto. Al nostro orecchio sì, sì, suona sì. brutto. Sì. Infatti, un segreto, non c'è niente di più brutto. Quando senti magari qualcun altro di un'altra lingua che sta cantando in inglese e quando c'è una frase che finisce con la R, una parola che finisce con la R, e viene troppo pronunciato, è bruttissimo. No? Ok. Ok. Sì, sì, sì. E quindi devi essere sempre lo schwa. C'è un'eccezione che può essere sempre la musica country. Ah, okay. I left my sweetheart in a bar. Cioè, ok, okay, sto esagerando, sta. Però. Sì, però la R non è mai. R, non è mai. Non so, r, no, come never ha detto Isaia. Never mind. No, never mind. Never. Anche never. 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 Never mind. Perché quando si parla veloce, se la R diventa un blocco. Sì. E quindi tendiamo ora ad andarci sopra. Sì. Never mind. Never mind. Sì. Okay. Good morning. Yeah, good morning. Good morning. Good morning. Sì, diciamo. Esatto, okay. Esatto. Okay. Però specialmente nel canto, infatti noi siamo qui per parlare del, ovviamente, del di canto. Canto. Ok, ok. Quindi adesso se vogliamo possiamo fare qualche esempio. Sì, va bene. Qualche canzone. Con la chitarra. Cioè, va bene? Allora, okay. Prendiamo la chitarra. Sì, quindi abbiamo un esempio, la canzone di Michael Bublé, Home. Home. Ok, sto guardando perché non è una canzone che suona normalmente, però ci sono tantissimi schwa, ho notato in questa canzone, sì. Proprio le frasi iniziali. Allora, è così. Another summer day is coming, gone away. Sì, sì. Another summer day, quindi another summer day, no, has come and gone away, quindi cioè sono tutti schwa. Sì, sì, infatti io sì. Credo che il 90% delle parole in inglese abbia questo suono, questa sì, schwa. Sì, 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 sì. Ok, bene. Un altro sì. Divertente è quello di Blondie. Maria. Sì. Gli italiani sentono Maria e fanno come quando noi sentiamo, che ne so, very nice. Non lo so. Sì, okay. Sì, è chiaro. Sì, quindi questo è un altro esempio. Quindi Maria, you can see parlato, ma cantato mai her. Sì, anche her. Perché her. Diciamo tecnicamente da diciamo esperto del canto sì. Posso dire che facendo her si chiude un po' la gola, si chiude la gola, è sempre meglio, infatti. Esatto, ed è liberale. Anche più è meglio sull'orecchio, sì, sì, sì. E sì, appunto. E poi devo dire la... sì. Che la schwa aiuta moltissimo sugli acuti, cioè se io faccio Maria, cioè se voglio sì. Dire A, non riesco perché la gola si contrae A, invece Maria ti aiuta a fare un passaggio nella voce di testa, quindi... Sì, tu fai meglio di me! Maria! Maria! You can see her! Sì. Ma io sono quasi una voce sì. Femminile, diciamo. Sì, sì, fai bene le acute, meglio di me. Ok.
E poi l'ultimo è una canzone che adoro, è quella di Radiohead, non Radiohead, ma Radiohead, Creep. Bellissimo. Ah, bello? Allora, è nota, io canterò due frasi perché quello finale c'è questo dittongo che finisce con lo schwa, che fa io, ok? Ok. Ok, allora, se vuoi cantare insieme a me, sì, insomma, va bene. Ok. But I'm a queen, I'm a widow, what the hell am I doing here? I don't belong here, I don't belong here. Quindi non I don't belong here, ma here. My here. Ma lascia stare here. No, no, ma neanche here è brutto. Neanche here. Here. Devi ah, capire. Ok. Però andando verso sì, quel suono. Here. Sì, here. Bene, questo è un bellissimo consiglio sì, che ci hai dato. Ah, sì. Bellissimo. Qua. Secondo me adesso tutti canteranno sì, e la cosa, sai, è la cosa che mi piace di più quando insegno inglese è insegnare la pronuncia, specialmente nelle canzoni. Nelle sì, canzoni, sì, 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 perché è sì, più semplice anche da ricordare. Sì. Essendo anche sì, cantante, musicista, mi piace, sì. Va bene, grazie. Bene. Grazie. Allora, grazie a te, se è tutto qua, è già finito, sì, è già finito, annaggia. Ciao. Grazie a te, e vi volevo dire di seguirti, perché comunque tu hai certo, un sito internet. Sì, sì, si chiama Amy's English, e soprattutto per lezioni di inglese online, okay, oppure nei tempi migliori anche in presenza, ah, okay, per chi sta in zona. E poi offro anche altri servizi come okay, interpretariato, io lascerò un link comunque del tuo sì, sito in descrizione, così sì, andate direttamente a guardare tutto quello sì, che c'è. Grazie. Figurati, grazie a sì, te. Okay. E poi magari ci rivediamo in un'altra puntata se avremo bisogno ancora di altre cose. Eh sì, perché ci sono tante, tante veramente cose. Quando preparavo per questa sì, puntata mi sono reso conto che ci sono tantissime cose che si potrebbero fare, si possono imparare, diverse lezioni, sì. Va bene, grazie okay, mille, ciao a tutti ragazzi, ciao, alla prossima!